Voglio salutare e dare il benvenuto al dottor Messineo, al procuratore della Repubblica di Palermo, che ha fatto, come capite, un lungo viaggio per essere con noi. Riteniamo questa cerimonia semplice in questo luogo della città dedicato a questi martiri. Un momento molto significativo e anche un messaggio molto significativo. È chiaro che il messaggio è rivolto ai giovani, ai più giovani, alle scuole, perché il patrimonio di civismo che ci ha lasciato Giovanni Falcone, che ci hanno lasciato gli altri martiri periti nell'attentato della mafia, quel giorno, 20 anni fa, a Capaci, è un messaggio che noi dobbiamo curare di mantenere alto, visibile e soprattutto di consegnare ai più giovani, perché diventi cultura civica diffusa, perché diventi spirito di rivolta contro ogni prepotenza, ogni sopraffazione, contro la violenza quotidiana delle mafie che piega tanti cittadini, tante persone per bene, che piega intere parti del paese, che rende difficile all'Italia ritrovare la via di una crescita e dello sviluppo, che è un'insidia per la democrazia, perché non consente che sia data vera parità ai diritti. Dove c'è violenza e sopraffazione non c'è parità di diritti, che inquina le istituzioni e inquina la politica, che inquina l'economia. Ecco, le mafie sono tutto questo, e il patrimonio che ci hanno lasciato magistrati valorosi, valorosi servitori dello Stato, come coloro che oggi celebriamo, serve soprattutto a fare argine e a recuperare terreno, a fare terra bruciata perché questi poteri criminali si radichino, allignino, arrivino anche dove c'è una società civile più pronta, ancora compatta, che ha ancora tante difese da spendere. Noi siamo a Pisa, in Toscana, ma non ci sentiamo immuni da questi fenomeni. Lo dice un sindaco che oggi, in tanti casi, quando vede intorno a sé tante situazioni di crisi economica, tante difficoltà delle imprese, sente dei brividi sulla schiena, perché sa che ci sono enormi patrimoni costruiti dai poteri criminali, con la sopraffazione, la violenza, gli omicidi, con il traffico delle droghe, con il traffico delle armi,